contesto del neofascismo. Ci siamo già visti il mese passato a novembre per l'inaugurazione del corso presso la sede del Consiglio regionale della Puglia. Durante quell'occasione abbiamo ascoltato la lezione magistralis del professor Pasinelli. Questo pomeriggio invece abbiamo una tavola rotonda dedicata allo squadrismo agrario e urbano in Puglia, e su questo tema insomma interverranno, approfondendolo, due docenti, due storici dell'Università degli Studi di Bari, il professor Franco Spagnolo, che è ordinario di storia contemporanea presso il DISU, Dipartimento di Studi Umanistici, la dottoressa Claudia Villani, che è anche lei ricercatrice di storia contemporanea e docente di didattica della storia. Io naturalmente non voglio entrare nel vivo dell'argomento, che il relatore appunto riuscirà a approfondire in maniera molto più esaustiva. Voglio soltanto introdurre brevemente, dando alcune coordinate sul fenomeno squadrista nel primo dopoguerra. Lo squadrismo evoca subito l'esplosione di violenza fascista che si ebbe in Italia tra l'autunno del 1920 e la marcia su Roma nell'ottobre del 1922. Possiamo definirlo anche in una forma peculiare di vigilanza armata, ma soprattutto lo squadrismo ebbe un ruolo importante, fu parte integrante del successo del fascismo come movimento politico, oltre ad essere parte appunto integrante, essenziale della sua ascesa al potere. Ora, lo squadrismo non fu un fenomeno omogeneo in tutta la penisola, ma non si presentò quindi uniformemente su tutto il territorio nazionale, ma fu concentrato soprattutto in alcune regioni, in Pianura Padana, quindi in Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna, in Toscana e nel Mezzogiorno d'Italia, soprattutto in Puglia. Perché? Perché queste furono le regioni in cui durante il Biennio Rosso, 1919-20, il Partito Socialista e in misura minore il Partito Popolare più evidentemente avevano rappresentato una minaccia al potere costituito e alla proprietà privata, perché il Biennio Rosso appunto fu segnato da forti turbolenze sociali, al punto che era parso, soprattutto ai proprietari terrieri, che la rivoluzione comunista rossa fosse imminente anche in Italia. Il governo liberale risultava insomma fortemente screditato dopo la tragedia della guerra e una pace che possiamo considerare umiliante per l'Italia, comunque vittoriosa, e aveva perso la maggioranza, la prima in Parlamento, alle elezioni legislative del 1919, che avevano visto una vittoria schiacciante da parte del Partito Socialista e del Partito Popolare, e poi alle elezioni amministrative del 1920, quando molti consigli comunali finirono nelle mani dei socialisti, soprattutto in Pianura Padana. Ma c'era dell'altro appunto a sconvolgere equilibri sociali dell'Italia in quel periodo, l'esempio della rivoluzione bolscevica, le sofferenze di una guerra che aveva gravato in maniera disuguale sui diversi strati della popolazione, la speranza diffusa che al conflitto sarebbero seguite sostanziali riforme sociali. Tutto ciò appunto aveva alimentato le richieste degli operai e dei contadini, e quando il controllo del Partito Socialista era passato nelle mani dell'ala massimalista, i grandi centri industriali avevano iniziato a mobilitarsi con una ondata di scioperi che culminò nell'estate del 1920 con l'occupazione delle fabbriche, molto influenzate da Antonio Gramsci e dal periodico che lui dirigeva, l'Ordine Nuovo. Il movimento operaio si proponeva di instaurare all'interno dei settori chiave dell'industria nuove forme di controllo politico
attraverso appunto i consigli di fabbrica che erano costituiti da operai democraticamente eletti. La sfida maggiore però all'ordine sociale proveniva sicuramente dalle campagne che nel primo dopoguerra italiano videro contadini e salariati agricoli mobilitarsi con un attivismo e un volontarismo politico inedito nella storia d'Italia, nonostante insomma una tradizione forte di scioperi, di proteste, di occupazioni delle fabbriche dall'unità appunto fino al primo dopoguerra. Nel mezzogiorno d'Italia i reduci di provenienza rurale, ormai smobilitati, erano però ancora memori delle promesse fatte durante la guerra, che appunto una volta finito il conflitto ci sarebbe stata una redistribuzione delle terre, e quindi iniziarono l'occupazione dei latifondi che era andata appunto generalizzandosi, propagandosi di provincia in provincia. A tutto questo si aggiunse anche una condotta da parte del movimento socialista che aveva tentato di intervenire a provvedimenti concreti per diciamo una ridistribuzione della ricchezza sociale attraverso ad esempio una sovrattassa sulla terra, questo naturalmente nei consigli comunali controllati dal PSI, che era parso come un vero e proprio provvedimento di confisca. A questo si aggiunge il fatto che si parlava di socializzazione delle terre, a questo si aggiunge ancora il fatto che nel primo dopoguerra l'agricoltura italiana attraversò un periodo di crisi. Periodo di crisi dovuto anche al fatto che durante la guerra gran parte delle risorse provenienti dal governo di Roma erano state sistematicamente dirottate proprio dal settore agricolo a quello industriale per sostenere lo sforzo bellico. In questo clima di tensione sociale, a fronte di un governo liberale debole e considerato sostanzialmente incapace, diciamo, di far fronte a questa situazione, i proprietari terrieri, ma anche i contadini indipendenti, avevano deciso di farsi giustizia da soli, o comunque ricorrendo, diciamo, al metodo, al fenomeno dello squadrismo fascista. In realtà nell'organizzazione dello squadrismo agrario il ruolo di Benito Mussolini e del comitato centrale, diciamo, del movimento fascista fu marginale. I fasci italiani di combattimento erano nati nella primavera del 1919, ma rimasero per circa quasi un anno e mezzo, diciamo, una forza politica marginale. Lo stesso Mussolini aveva molti dubbi sul fatto che il fascismo si sarebbe potuto propagare al di fuori dei grandi centri del settentrione d'Italia. Infatti, benché anche il fascismo urbano inneggiasse alla violenza, esso non si diede i mezzi, diciamo, per diffondere sistematicamente il terrore. Il fenomeno squadrista fu essenzialmente un fenomeno invece proveniente dal fascismo agrario. Nacque a Ferrara soprattutto per iniziativa di Italo Balbo, che era il segretario provinciale appunto del movimento fascista, con il sostegno finanziario e organizzativo degli agrari. Dopo gli scioperi, insomma, appunto dell'estate del 1920 e le elezioni amministrative dell'autunno di quello stesso anno, lo squadrismo si diffuse appunto rapidamente in tutte quelle province in cui i proprietari terrieri e gli agricoltori si sentivano minacciati. Questo grazie appunto alla presenza di forti personalità locali, i cosiddetti RAS locali del fascismo. Gente, diciamo, che doveva poco della loro ascesa al potere a Mussolini, perché erano appunto personalità dotate di un forte carisma personale e personalità che non disdegnavano appunto di ricorrere alla violenza organizzata come metodo di repressione nei confronti delle proteste operaie e contadine. I più importanti RAS, diciamo, locali furono Vino Grande, Bologna,
Roberto Farinacci a Cremona, Carlo Scorza, da non confondere con Sforza, a Lucca, e Giuseppe Cavadonna a Cerignola. Vediamo questo spagnolo. E i bersagli di questa violenza erano per lo più appunto sindacalisti, consiglieri municipali, socialisti, attivisti del partito. Come si svolgevano queste violenze? Beh, gli squadracci fascisti arrivavano molto spesso in piena notte nelle case delle loro vittime, quando queste cioè potevano essere più impaurite o inermi, e quando soprattutto c'erano pochi testimoni, e picchiavano, saccheggiavano, in alcuni casi uccidevano. Subirono attacchi anche i centri, diciamo, nevralgici e simbolici del movimento socialista, quindi le sezioni, le tipografie, le sedi di sindacati e cooperative, le case del popolo, le camere del lavoro. Così, nel corso appunto poi della prima guerra del 1921, le camicie nere riuscirono a sconvolgere, ecco, la campagna elettorale dei partiti di sinistra e a sovvertire con l'egemonia socialista negli enti locali. Io do qualche minuto a questo spagnolo per prepararsi. Sono pronto. Scendermi sulla parola, grazie. Ah, un cambio di programma e cedo la parola subito alla dottoressa. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti quanti, grazie dell'invito. Prima di dare la parola al professor Spagnolo, che affronterà le questioni più spinose, ecco, quelle interpretative sul fascismo, sul fenomeno delle squadrismo, in realtà mi chiedevo, ecco, dato che siamo di fronte a un corso di formazione per docenti, mi facevo qualche domanda, e infatti ne discutevamo prima anche con il professor Meluzzi, la professoressa Santarcoce. Quando si fa lezione sul fascismo in classe, ecco, oggi, si può prescindere anche da tutti gli echi che questa questione continuamente rimanda sui media, c'è un dibattito anche abbastanza acceso, no? In Italia si usano alcune definizioni, appunto fascista o comunista, in maniera molto ideologica, attaccando, e poi oggi torna anche molto il populista, il populismo, ecco. Quindi mi chiederei innanzitutto, quando affronto questa questione, quello che i ragazzi hanno intorno, anche come si può dire, no? E se un po' percepiscono poi il dibattito che c'è, perché gli storici poi hanno preso posizione, forse ci dirà qualcosa il professor Spagnolo, ma basta aprire l'intervista di Emilio Gentile, no, sul libro Chi è fascista, e c'è una presa di posizione molto netta, no? Analizziamo il contesto, storicizziamo. Eppure c'è una questione ancora più di fondo che è difficile da trasferire. Probabilmente in questo corso, aiutati anche dal lavoro sui documenti, la cosa più importante è cercare di far capire un clima culturale e politico che sta dietro quel fenomeno dello squadrismo, sia agrario che urbano, che sono due fenomeni diversi, anche se poi parenti, un clima che, visto dall'oggi, è molto complicato da spiegare. Per spiegare quel clima politico e culturale, ecco, qui già c'è stata un'introduzione più che un coordinamento, un'introduzione storica da questo punto di vista, ci vuole tanto. Io voglio farvi vedere soltanto brevi accenni su alcuni degli elementi di questo clima politico e culturale molto complicato, che però fa riflettere, perché poi in classe, appunto, i ragazzi sono ragazzi che vivono nella quotidianità, e la politica è completamente cambiata, ma alcuni accenti, non fascisti, ma magari populisti, sì, tornano. E quindi io andrò molto velocemente, perché tante cose sono state già dette,
poi lascerò la parola al professor Spagnolo e torneremo sulla Puglia nella seconda parte. Ma intanto, già da prima della prima guerra mondiale, i movimenti antiparlamentari di destra e di sinistra, l'antiparlamentarismo, leggo molto velocemente, il senso tragico e antipistico della vita, vabbè, voi siete docenti, già sapete, impreparati sul futurismo, su tanti elementi che circolano nella cultura europea e italiana dell'epoca, il mito della volontà di potenza, l'avversione per l'egualitarismo e l'umanitarismo, l'esaltazione della funzione delle minoranze attive, il culto della giovinezza, l'apologia della violenza e dell'azione diretta, anche visioni della modernità come esplosione delle energie umane, l'attesa di un'incombente svolta storica che avrebbe significato la fine della società borghese e liberale, perché c'è una profonda insoddisfazione nei confronti della società borghese liberale e della tenuta poi degli stati liberali. Uno dei problemi è proprio questo, no? La crisi dello stato liberale, l'irruzione delle masse, ma in un clima, quello dei primi decenni del Novecento, ovviamente si spiega con quello che succede prima, che è peculiare. A questo si somma tutto il dibattito interventismo e non interventismo, e però poi tutto questo, come spesso avviene nella storia contemporanea, dopo la prima guerra mondiale, esplode perché nascono anche nuove figure sociali, quelle dei combattenti, nuovi poveri, una redistribuzione delle ricchezze che cambia le fortune di tanti, quindi c'è più rabbia, c'è più crisi e c'è una cosa che è stata chiamata dagli storici brutalizzazione della politica. Ed è difficilissimo per noi comprendere questa questione, la brutalizzazione della politica, l'irruzione delle masse, la crisi, la pressione sulla società liberale, sullo Stato liberale, che è derivata poi dall'impatto della Grande Guerra. Ecco, alcuni fenomeni sono per noi che viviamo in Italia, ecco, in Europa, un lungo periodo di pace, sono difficilmente comprensibili. E questo clima che sta dietro a tante questioni, che aiuta, dovrebbe aiutare a comprendere le specificità poi di quel fenomeno. Nella brutalizzazione ci sono tanti fenomeni, no? La conciliazione tra l'ideale e la violenza, la legittimazione che la violenza ha, le esperienze della trincea che porta fuori da un'idea di civiltà, chi torna è profondamente cambiato, e la grande guerra è una grande guerra anche dei media, della propaganda, fronte interno e fronte esterno, la logica amico-nemico viene spesa ed enfatizzata continuamente, e poi ovviamente il soldato, la verità, la giovinezza, la forza, sono tutti elementi che provengono dai primi decenni del Novecento ma che vengono esasperati dalla prima guerra mondiale. E qui poi la ripresa delle agitazioni sociali, tutte queste sono state già dette. Ecco, mi premeva sottolineare questo aspetto, perché poi tra le questioni dibattute dalla storiografia è proprio quella, probabilmente adesso molte questioni le affronterà il professor Spagnolo, su quante anime ha il fascismo, da dove viene fuori, se c'è stata la prima fase rivoluzionaria, la seconda fase quella del regime, che rapporto c'è tra fascismo agrario e fascismo urbano, e quello squadrismo, se, come si inserisce all'interno di queste questioni. Gli storici che partono da quel contesto sanno che le zone sono molto più sono sfumate, no? E che anche nello squadrismo urbano, nello squadrismo agrario, sì, c'è la reazione alle lotte sociali, ma c'è anche tanto altro che poi ha portato alcuni a confluire verso i sindacati fascisti, ad essere riassorbiti, anche democratici repubblicani ex combattenti, poi si sono trovati in situazioni molto particolari di confine. Fare una scelta netta era molto difficile, oltre che costoso nel clima dell'epoca. Quindi poi torneremo a parlare della Puglia, ma ho subito la parola. Thank you.
Grazie a tutti, saluti a tutti, tanto per cominciare. Grazie per l'invito. Proverò a dare qualche indicazione oggi di carattere generale sulle alcune interpretazioni del fascismo, come sono state articolate nel dibattito storiografico che si fa via più ricco, mi sembra, negli ultimi anni, anche se forse alcune questioni sono rimangono aperte nell'interpretazione del fascismo. Io proverò ad allacciarmi. Quanto tempo ho a disposizione? 20 minuti? Proverò ad allacciarmi alcune considerazioni che faceva Dario Vidani adesso sul rapporto tra la discussione attuale, l'uso del termine fascismo e il lavoro degli storici, la distinzione che gli storici fanno e l'uso che si fa invece tra il termine fascismo e nell'uso corrente e il fascismo come fenomeno storico. Ora non posso riportarmi in tutti i termini, appunto accennavo per la Vidani il lavoro recente di Mario Gentile alla discussione che si fa da parte degli storici di non ricondurre, di distinguere attentamente il fenomeno storico del fascismo rispetto a fenomeni attualmente in corso, che noi un po' volgarmente, un po' facilonamente forse chiamiamo populismo. Dico volgarmente nel senso che spesso il termine populista viene usato in maniera indiscriminata per indicare qualunque tipo di movimento che abbia con sé, in sé una protesta verso le élite. Il termine populista viene impiegato nella letteratura politologica soprattutto in relazione a alcuni canoni retorici che attengono alla dicotomia tra un popolo di cui queste forze politiche sarebbero rappresentanti e le élite avverse al popolo, estranee al popolo. Questa dicotomia dei fenomeni populisti trova una vasta letteratura politologica che appunto si è soffermata soprattutto sui canoni retorici di alcuni movimenti politici di protesta che però hanno tra loro profonde differenze, non solo dal fascismo ma al loro interno, cioè all'interno di questo calderone che noi chiamiamo populismo esistono fenomeni di carattere popolare vero e proprio insieme a fenomeni nazionalisti o neonazionalisti che io distinguerei con grande forza per la verità, anche se i canoni retorici spesso si assomigliano, perché all'interno di questi fenomeni probabilmente noi stiamo vedendo le ripercussioni degli effetti negativi della globalizzazione, dell'apertura dei mercati, della perdita di controllo sui mercati del lavoro e sulle precarizzazione del lavoro, sulla precarizzazione delle prospettive di vita, per cui la globalizzazione ha portato con sé una dicotomia apparente almeno tra una fascia di popolazione cosmopolita che si è arricchita, stando agli studi di Branko Milanovic, Global Inequalities, disuguaglianza globale, tradotto anche in italiano, il libro di Milanovic, il primo tentativo di costruire una analisi della distribuzione dei redditi nel corso della globalizzazione. All'interno di questa distribuzione dei redditi risulta che diciamo lo 0,1% della popolazione mondiale è diventato multimiliardario. All'interno della popolazione mondiale all'incirca l'1% si è enormemente arricchito nel corso degli ultimi 25 anni a fronte di una di crescita della ricchezza mondiale consistente.
che bisogna anche dire che la globalizzazione recente ha portato con sé un diciamo, aumento della ricchezza mondiale che si può stimare intorno al 250% nel corso degli ultimi 25 anni, stando agli studi di Milanovic, la ricchezza mondiale è aumentata di 2,5 volte, ma la distribuzione di questa ricchezza è stata molto diseguale. Dicevo, c'è una fascia di popolazione mondiale che si è arricchita enormemente, hanno perso, questo lo dico in termini molto brutali, hanno perso posizioni e a volte anche reddito, posizioni relative, ecco, senz'altro, le fasce di ceti medi e medio-alti delle borghesie dei ceti medi occidentali, mentre sono usciti dalla povertà, fasce importanti della popolazione asiatica e della, soprattutto in Asia, all'incirca 1 miliardo di persone sono uscite dalla fascia della povertà. Quindi la globalizzazione ha promosso una redistribuzione della ricchezza che è andata a premiare soprattutto l'Asia. All'interno di questa crescita dell'Asia, la posizione relativa dei paesi europei è un po' peggiorata, e oltre a peggiorare, diciamo, la posizione relativa, è peggiorata soprattutto la posizione di alcune fasce sociali, tra cui i ceti medi, quelli che stanno all'incirca tra i, diciamo, tra i 30.000 e i 50.000 euro di reddito, più o meno, e anche mentre chi sta sopra, cioè tra i 60.000 e i 100.000 euro di reddito annuo, sono rimasti più o meno stabili o sono leggermente arretrati. Le condizioni complessive dei ceti medi occidentali sono peggiorate. Sono peggiorate le condizioni lavorative, soprattutto dei figli di queste fasce di popolazione, che erano il nervo del compromesso liberal democratico, e quindi la mobilità della scala sociale si è modificata, e questo sta suscitando enormi inquietudini nei paesi occidentali, di cui, per esempio, alcuni aspetti evidenti sono alcune risultati elettorali recenti. Trump, il caso tipico, al di là del dato quantitativo, credo che ci sia un dato psicologico da tenere presente, cioè per cui si stanno modificando le posizioni relative dei centri sociali. Perché dico questo? Perché poi ci aiuta un po' a introdurre anche il tema vero e proprio del fascismo. La comparazione in questo senso può essere utile cum grano salis, la percezione, cioè, del cambiamento in atto come un cambiamento epocale. Si è tentato nel corso degli ultimi 25 anni, io direi iniziando dalla fine degli anni 70 fino all'incirca al 2007-2008, quindi per un periodo più che trentennale, c'è stata una fase lunga di costruzione del mercato mondiale, riapertura del mercato mondiale, all'interno del quale si è prodotta anche la fine della Guerra Fredda e l'ingresso dei paesi ex socialisti dentro quest'area del mercato mondiale. Questo allargamento del mercato mondiale ha significato anche il trasferimento delle produzioni manifatturiere nei paesi terzi, la terziarizzazione della produzione, e quindi siamo in pieno periodo di quello che Carl Polanyi nel 1944 chiamava grande trasformazione. Siamo tornati in una fase di grande trasformazione. Carl Polanyi, intellettuale ungherese, emigrato in Canada nel corso della Seconda Guerra Mondiale, scrisse questo bellissimo libro, di cui consiglio a tutti la lettura, si chiama La Grande Trasformazione, che parla della trasformazione dei mercati del lavoro a seguito dell'industrializzazione, e lui, alla fine del suo libro, proponeva anche un'interpretazione del fascismo di grande interesse. Polanyi era un intellettuale, un economista, un giornalista, un politologo, era un intellettuale molto complesso. Bellissimi sono anche i suoi diari.
di una freschezza ancora oggi a leggere del testolano. Il grande libro sulla grande trasformazione di Polanyi proponeva un'interpretazione del fascismo in chiusura che non è stata recepita subito, è stata recepita, guardate, dagli anni 70 in poi, ha avuto grande circolazione, diciamo, nella letteratura occidentale dopo gli anni 70. Polanyi suggeriva che il fascismo come prodotto della trasformazione dell'insicurezza sociale determinata dalle trasformazioni dei mercati del lavoro e dal passaggio compiuto verso la seconda industrializzazione, in cui lui suggeriva che la grande trasformazione avvenuta attorno a fine secolo XIX, inizio secolo XX, avesse prodotto instabilità, insicurezza per le fasce sociali e al di là dell'insicurezza, diciamo, una rottura dei legami sociali. Questa rottura dei legami sociali tradizionali avrebbe favorito risposte, diciamo, securitarie, al cui interno maturano anche proposte organiciste della nazione come risposta alla crisi dei territori, dei mercati del lavoro locale. La risposta nazionalista, secondo Karl Polanyi, era una risposta di carattere ampio, non era solamente una risposta di tipo economico, era piuttosto una risposta di tipo sociale, culturale, di dare una identità sociale a gruppi che avevano perso i loro legami di affinità territoriale. Io credo che quella di Polanyi sia ancora oggi una tesi di grande respiro, che ancora oggi interroga la storiografia, non tutta la storiografia però ha seguito quella traccia, anzi una parte però l'ha fatto, continua a farlo. Si parte quindi da questa idea del fascismo come una risposta autoritaria ma soprattutto organicista alla perdita di identità collettiva. Quindi cercare di costruire nuove identità collettive, quali tipo di identità collettiva, adesso cercheremo di introdurlo con calma, ma è a partire dalla crisi di fine secolo XIX che avanzano i temi dell'antipolitica, della crisi dello Stato liberale e della costruzione di una società di massa in cui l'urbanizzazione, la trasformazione agraria e la compiuta industrializzazione portano con sé la disgregazione dei legami delle campagne. Quindi la vita rurale, per così dire, viene sconvolta e viene trasformata anche la vita urbana. Questo non è detto che portasse automaticamente assolutamente a risposte di tipo autoritario. Questo avverrà solamente laddove questo poi si accompagnerà ad altri fenomeni. Però è interessante tornare su questi terreni perché appunto oggi ci troviamo in condizioni, come dire, molto diverse, ma di una trasformazione di pari dimensione, ecco, di pari qualità nella trasformazione dei legami sociali, nelle sfere comunicative e nella costruzione dei legami sociali. In questo senso io credo che si debba distinguere nell'uso corrente, forse più di quanto non si faccia fino ad oggi, il termine fascismo come fenomeno storico dal fascismo come idealtipo. Idealtipo, cioè una tipologia astratta che serve a fini comparativi e quindi alcune caratteristiche, diciamo, di risposta autoritaria alla crisi della modernità. Quindi spesso le due cose vengono troppo spesso intrecciate, anche nella storiografia, si scivola da un piano all'altro, che si utilizza, si dice oggi torna il fascismo. Non è la stessa cosa, gli storici sono scettici, molti storici sono assai scettici rispetto a questo utilizzo del termine fascismo in questo senso. Ma non è del tutto sbagliato pensare che risposte autoritarie possano scaturire dalla crisi in corso.
In questo senso, come dire, io appunto distinguerei tra ipotesi di soluzioni autoritarie di cui il fascismo è stato un'espressione in una determinata congiuntura, ma in cui forme autoritarie che si richiamano alle narrazioni, agli usi retorici del fascismo per fare qualcosa di diverso magari oggi, possono tornare in vigore. Questo io non lo escluderei. Quindi in questo senso io sarei molto attento all'uso, come diceva Claudia prima, all'uso dei termini, anche nel rapporto con i giovani, che spesso, tra l'altro più di me, voi, alcuni di voi lo sapranno, i siti web sono pieni di notizie sul fascismo e sui fascismi, pochissimo sulla storia della democrazia. C'è moltissima contronarrazione pseudotale, per cui la verità sta in rete e gli storici raccontano menzogne, più o meno. Questo è un dato diffuso con cui bisogna misurarsi. Non credo che ci sia solamente fuffa là dentro, ma credo che ci sia qualcosa di più profondo. Cioè le narrazioni tipiche che la storiografia ha prodotto fino a oggi sono in crisi. E quindi perché non sono forse all'altezza dei processi in corso oggi, in quanto le narrazioni della storiografia si rifanno alla dimensione dello Stato nazionale. Oggi è in crisi anche lo Stato nazionale, e quindi è abbastanza comprensibile che le narrazioni che noi abbiamo costruito del fascismo siano oggi aggredite, e insieme a queste anche la storiografia in quanto tale. Però oggi forse c'è anche qualcosa in più, di più profondo in corso, ma su questo non mi posso soffermare. Vi dirò, diciamo, quali sono le interpretazioni principali che la storiografia ha elaborato. La prima, in ordine di tempo, forse è quella proposta, mi rifaccio un po', do qualche indicazione bibliografica, un'utile rassegna delle interpretazioni del fascismo è reperibile in questo libro di Alberto De Bernardi, Una dittatura moderna, il fascismo come problema storico, dove voi trovate una rassegna, diciamo, di alcune interpretazioni, specialmente di stampo italiano, del fascismo. Il fascismo come parentesi è la prima interpretazione, la più diffusa è stata anche per un lungo periodo, cioè del fascismo come un fenomeno transitorio che prima o poi sarebbe declinato, un fenomeno irrazionale portato da un gruppo di sbandati in qualche misura, quindi una risposta anti-illuminista, irrazionale, di breve periodo, che però sarebbe stata destinata a declinare. Che l'elaborazione anche che ne ha dato, come dire, l'elite liberale, che si è in qualche misura distaccata o preso le distanze dai movimenti fascisti nel corso degli anni 20, dopo qualche incertezza iniziale nell'interpretazione, qualche volta anche qualche contiguità nei confronti del fascismo nascente. Una sottovalutazione probabilmente di questo fenomeno del fascismo, quindi interpretato come frutto di un gruppo preciso, ed è stata anche un'interpretazione che ha avuto una certa forza nell'immediato secondo dopoguerra, fino a tutti gli anni 50. Questa interpretazione è stata rivitalizzata nell'immediato secondo dopoguerra, perché aiutava a prendere le distanze dall'esperienza della guerra e a rigettare la responsabilità della seconda guerra mondiale e di tutti i crimini che l'avevano accompagnata su un gruppo ristretto di popolazione. L'elite dirigente del fascismo era stata responsabile della guerra, dei crimini, di tutto ciò che aveva portato una degenerazione della politica, e quindi i fascismi erano un fenomeno di elite con delle responsabilità ben precise e una ondata irrazionale che era destinata a rientrare. Questa linea poi aveva, diciamo, diverse declinazioni, oltre a quella di Croce,
c'era la lettura gobettiana, un po' più forte, che faceva del fascismo un prodotto della storia d'Italia. Diceva il fascismo in qualche misura il compimento di tutta una serie di processi autoritari che avevano attraversato la storia italiana, che erano processi di elite. La storia italiana, caratterizzata da una storia elitaria, veniva considerata come perenne insufficienza, ecco, dello Stato italiano rispetto ai problemi di governo di una società più larga, di una nazione, di nuova costituzione. Passo avanti. Una ulteriore interpretazione più o meno coeva al fenomeno, ma leggermente più tardiva, cioè in parte con la seconda metà degli anni venti, è quella che rende la Terza Internazionale, in cui il fascismo appariva come volto autoritario dell'imperialismo capitalista. Il fascismo la versione più sciovinista dell'imperialismo capitalista era la lettura che ne dette, diciamo così, la Terza Internazionale, quindi la lettura, diciamo, di un pezzo importante dell'elite sovietica e dei partiti comunisti che combattevano il fascismo, ma lo ritenevano un prodotto del capitalismo. La lettura simbiotica, diciamo così, tra il capitalismo, la borghesia e il fascismo come strumento delle borghesie capitaliste. Una lettura anche questa abbastanza soffocante, per il motivo semplice che in fondo qui non si guardava al fascismo nella sua dimensione concreta, ma si guardava all'insieme delle borghesie e si diceva semplicemente: questa è una variante del capitalismo, e in fondo è un fenomeno di tipo capitalista, che però non spiegava e non poteva spiegare quello che poi sarebbe successo, la guerra tra i fascismi e le potenze capitaliste. Dal 35-36 in poi, infatti, questa lettura entra in discussione, e il primo a metterla in discussione è Togliatti, al settimo congresso internazionale comunista. Questa lettura entra in discussione dentro la Terza Internazionale. Gli italiani, che non erano mai stati d'accordo in fondo su questa lettura, appunto avendo un'esperienza diretta del fascismo primigenio, guardate bene, importante, il fascismo italiano è il fascismo primigenio, ma che trova emuli in molti paesi europei nel corso degli anni venti, a partire dall'Ungheria, ma anche altrove, non sono d'accordo. Togliatti sarà il promotore di una lettura che separa il capitalismo dal fascismo. Fa parte della storia intellettuale dell'antifascismo italiano quello di aver voluto nettamente separare il fascismo dal capitalismo, quindi di non accettare questa lettura. Però è una lettura che non tutti i comunisti italiani sposano, perché ritengono, a rischio di riformismo, troppo prossima alle posizioni social riformisti. La lettura della Terza Internazionale è quella del social fascismo, per cui tutto ciò che è compromesso con la borghesia è prossimo al fascismo. Anche i socialisti riformisti che vogliono il compromesso con le borghesie sono quindi subalterni alla borghesia capitalista, e tutto ciò che è riformista è in qualche modo prossimo al fascismo, per cui il social fascismo si identifica addirittura, definisce i socialisti e riformisti, tutto ciò che non è comunista è prossimo alla borghesia, tutto ciò che non è rivoluzionario, quindi è vicino alla borghesia, e tutto ciò che è vicino alla borghesia è fascista. Quindi il tema del social riformismo, del social fascismo, è un tema che attraversa gli anni 30 e su cui la Terza Internazionale subisce delle ambiguità, ad esempio, che appunto sposa inizialmente quella tesi, poi dal 35 in poi cambia linea, ma non tutte all'interno sono d'accordo. Togliatti, vi dicevo, è uno dei più fini
lettori del fascismo, e ciò farà di lui anche un leader politico di grande spessore nella lotta al fascismo. Quello che fatto agli altri è di cercare di spostare l'asse del movimento operaio socialista della Terza Internazionale verso una lettura diversa del fascismo, che riguarda soprattutto l'idea che lo Stato fascista ha una sua autonomia, che il fascismo ha una sua autonomia rispetto alle borghesie e che quindi è legittimo tentare in fronti popolari, tentare strategie di alleanze antifasciste più larghe. Questo è un tema importante, l'analisi che è stata poi ripubblicata solamente in maniera completa solamente di recente, le lezioni sul fascismo di Togliatti a Mosca sono state ripubblicate più volte in pezzi diversi, inizialmente in modo parziale, non è stato Togliatti tra l'altro a rispondere tanto. Interessante anche questo. Ma sono state ripubblicate per pezzi negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, fino a che si è arrivati di recente a una lettura più completa, a recuperare credo oramai tutte le lezioni, forse una ne manca del ciclo delle lezioni di Togliatti sul fascismo. L'ultima è stata pubblicata, credo, da Einaudi a cura di Francesco Pisciani, e della più completa, dove sono raccolte alcune lezioni che mancavano nelle lezioni precedenti. La lettura comunque di Togliatti è di un grande interesse, perché Togliatti si dimostra storico di vanità, cioè mette in luce che il fascismo organizza le masse popolari offrendo loro qualcosa di più di un strumento economico, ma organizza la vita sociale. E il punto centrale che Togliatti mette al centro della sua riflessione è il dopolavoro. È la strategia che il dopolavoro costituisce come luogo di organizzazione della società del tempo, quindi dare qualcosa di più che retribuzione economica, ma organizzare la vita sociale, il tempo libero, l'offerta culturale, l'organizzazione appunto delle vacanze, le ferie pagate, l'organizzazione delle ferie per i bambini, le vacanze al mare, no? Questo elemento è già molto forte. Vado avanti perché si fa tardi. Terzo livello di lettura è il fascismo come fenomeno decisivo. È una lettura che parte dalla fine degli anni 50 e che circola già negli anni 30, però insomma ha più forza a partire dagli anni 30, dagli anni 50, sono gli studi di Gino Germani, soprattutto, un sociologo italiano che riflette sulla scelta dei sentimenti come terreno di formazione dei quadri fascisti, cioè i quadri a suo avviso sono dei nuovi ceti medi che si stanno formando in Italia, che saranno i protagonisti del Partito Nazionale Fascista e dell'ascesa di una sorta, non è una borghesia imprenditoriale appunto, ma sono ceti medi che si appoggiano sullo Stato e sulle organizzazioni del fascismo, quindi organizzano che cosa poi? Organizzano la massa popolare. Ma attorno a questa riflessione si allarga il quadro con le riflessioni di Juan Linz, un altro sociologo sudamericano, Georg Mosse e lo stesso Renzo Di Felice, che invece allargano il quadro e parlano di nazionalizzazione delle masse, cioè si dice che il fascismo è il prodotto di un percorso lungo di costruzione di una nazione e di inglobamento delle masse popolari dentro il concetto di nazione. Dare quindi una risposta organica al problema di includere masse popolari che lo Stato liberale aveva tenuto fuori dalla vita politica attraverso il suffragio ristretto. Voi sapete che nel 1912 si introduce il suffragio universale, ma nel 1919 c'è il voto di lista e si introduce la proporzionale. Quindi suffragio universale maschile naturalmente, ma
del primo dopoguerra che si pone il problema della partecipazione politica attorno a cui si rompono gli equilibri dello Stato liberale. L'idea, insomma, che circola una parte della storiografia ancora oggi è che il fenomeno del fascismo vada inquadrato attorno alla costruzione di un discorso nazionale pre e post prima guerra mondiale, attorno alla questione dell'imperialismo da un lato, quindi dell'espansione coloniale, e dall'altro della partecipazione alla prima guerra mondiale. Salto ancora il fascismo come arretratezza. Altra ipotesi, che è uguale a quella opposta, il fascismo come prodotto delle società agrarie. Società agrarie che passano alla modernità. Cioè, il prodotto di una disgregazione sociale poi richiama alcuni aspetti di Carpolani, come vi dicevo prima, cioè il fascismo come fenomeno che attraversa le società agrarie in rapida trasformazione e di rapida industrializzazione. È una tesi che circola specialmente tra gli economisti, per esempio Pasquale Saraceno nel 45, non mi ricordo male, 44, scrive un libro in questo senso, in cui propone un'interpretazione del fascismo come fenomeno che attraversa le società agrarie, e infatti i protagonisti dei fascismi sono Ungheria, paesi diciamo, con grande forza di gestione agraria, Sud America, comincia a sostenere che i fenomeni fascisti sono fenomeni di transizione verso l'industrializzazione in cui ci sono delle elite agrarie che guidano un processo autoritario di industrializzazione. In questo senso ci sono alcuni studi molto belli, molto interessanti, il più bello forse è quello di Lorenzo Moore, che parla del fascismo come prodotto appunto di società agrarie, e lui compara il Giappone, l'Italia e la Germania. In questi tre casi però la Germania è un po' anomala, perché la Germania è un paese di industrializzazione precedente, in cui il fascismo è difficile spiegare il nazismo cioè, attraverso questo tipo di categorie, per cui si cerca di andare più indietro e di dire è la tradizione autoritaria di Bismarck, è la tradizione di Juncker che continua a pesare nonostante l'industrializzazione. A speculare a questa, diciamo, il completamento a questa, è quella la tesi del fascismo quindi come arretratezza che si proietta sulla modernità, quindi il fascismo come prodotto di una modernizzazione accelerata, autoritaria. Su questo, diciamo, appunto, il libro di De Bernardi dà qualche indicazione, ed è un tipo di riflessione che già Gramsci nei suoi quaderni avvia. Gramsci però è più sofisticato, mi sembra, di quanto molti non si siano accorti inizialmente. I quaderni di Gramsci, come voi sapete, sono stati editi negli anni 40, a partire dal 47 diciamo, in poi, ma nella versione completa solamente dagli anni 70, l'edizione Gerratale, che ha permesso di dare una lettura un po' più articolata, diciamo, dei quaderni. La lettura precedente un po' più limitata. Che cosa viene fuori da Gramsci? L'impostazione che da Gramsci è quella di una soluzione non solo ai problemi economici, diciamo, di trasformazione della modernizzazione, ma è quella della costruzione di un blocco di cultura politico-sociale in cui si sposano modelli di culture, diciamo, frammentati e tendenzialmente di tradizione autoritaria ad un progetto di modernizzazione accelerata sul modello americano. L'americanizzazione autoritaria, ma che tipo di blocco sociale individua? Gramsci individua questa nozione di blocco sociale, cioè cerca di capire che tipo di blocchi sociali aderiscano al fascismo. Non si accontenta di un gruppo, non sono i ceti medi, non sono le borghesie, non è riduttivo. Cerca invece di andare a capire, e non si accontenta della sociologia, soprattutto lui investiga la cultura del tempo e lui incomincia a interrogarsi in maniera molto forte su tutti gli elementi culturali che
frammentati che potevano favorire o avevano favorito la disgregazione dello Stato liberale, un passaggio verso una società nuova di cui però il fascismo cerca di appropriarsi e si interroga anche in maniera acuta, diciamo, anche tormentata nei quaderni, se il fascismo sarà capace di tenere o se il fascismo degenererà. Lui muore prima, no? non ha il tempo di dare una risposta, è un interrogativo lacerante, si sente nei quaderni questo. Se il fascismo sia in grado di dare una risposta alle esigenze di modernizzazione italiana, ma soprattutto alle esigenze di formazione di una nuova cultura umana, lui su questo insiste molto. Quindi un allargamento, un'esigenza di una cultura più larga, di cui le masse popolari erano state in parte portatrici, ma lui ritiene soprattutto che c'erano elementi diffusi di richiesta di trasformazione sociale e di una cultura non necessariamente conservatrice, che però poi troverà appunto composizione, forse in parte, nel fascismo. Gli storici successivi si sono interrogati, dicevo, soprattutto sulla questione agraria, cioè il fascismo come fenomeno agrario interroga molto diciamo, la storiografia italiana, un tema che ha affrontato in particolare Roberto Vivarelli in uno studio molto conosciuto, sono tre volumi pubblicati a più riprese, in cui lui ha cercato di fare una storia della nascita e origine del fascismo, in cui lui sostiene che il fascismo è fondamentalmente agrario. Cioè, che cosa, a cosa corrisponde il fascismo? Alla lotta nelle campagne per la trasformazione dei patti agrari, la trasformazione delle condizioni agrarie, specialmente i movimenti bracciantili che nel corso del tardo XIX secolo, all'inizio del XX, si erano organizzati in leghe. Il movimento bracciantile che cambia le condizioni di controllo del mercato del lavoro avrebbe in qualche modo modificato gli equilibri sociali. La forte sindacalizzazione, specialmente in alcune aree, in particolare in Emilia Romagna, uno dei terreni su cui Vivarelli ha studiato di più, porta al controllo del mercato del lavoro in alcune aree territoriali a struttura capitalistica agraria, cioè con contratti, tra virgolette, di tipo capitalista, non la mezzadria, ma laddove c'era il lavoro salariato nelle campagne, lì il contratto, le condizioni contrattuali vengono sempre più controllate dalle leghe, e le leghe, in particolare di Ennio Rosso, 1920, nel medio del dopoguerra, incominciano ad avere il monopolio, riescono ad avere per un certo periodo il monopolio del mercato del lavoro nelle campagne, il che significa un includimento della lotta di classe, diciamo, nelle campagne. E Vivarelli sostiene che questo inasprimento della lotta sociale nelle campagne polarizza la società italiana in due blocchi contrapposti, in cui però a suo avviso il Partito Socialista fa commettere l'errore storico di essere indeciso e di essere ambiguo riguardo le proposte rivoluzionarie dei massimalisti, che in quel periodo hanno la maggioranza dentro il Partito Socialista. Il massimalismo socialista viene visto da Vivarelli come responsabile culturalmente, diciamo così, della paura che le borghesie agrarie registrano in quel momento e che le porteranno a appoggiare squadre armate per la disgregazione della lotta sindacale in queste aree più forti. E in particolare le elezioni del 1920-21, elezioni amministrative, laddove queste elezioni portano spesso grandi vittorie dei partiti di sinistra, però non comportano quindi misure di pace sociale, ma addirittura, ad avviso di Vivarelli, quindi l'inasprimento dei rapporti di classe, il che favorirà, a suo avviso, lo scatenamento poi di una lotta violenta su cui alcune borghesie, pezzi della borghesia agraria si appoggeranno. Questo ha a che fare anche con la Puglia, poi sicuramente ne dirà Claudio.
è insomma il tema della contromobilitazione delle campagne a essere sottolineato come uno dei terreni di partenza del fascismo, cioè il fascismo come risposta alle modifiche della composizione della forza lavoro, ma anche della proprietà nelle campagne. E questo è l'ultimo tema che vorrei accennarvi, che ha a che fare molto con la Puglia, cioè nel Mezzogiorno, tra 1917 e 1921, avviene la formazione di un ceto di proprietari, di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, che sono un gruppo già preesistente, ovviamente nel corso dell'unità, voi sapete, insomma, la vendita del demanio, tutta una serie di operazioni che permettono la formazione di un ceto di piccoli proprietari, piccoli e medi proprietari, ma la grande proprietà incomincia a vendere terreni durante la prima guerra mondiale, è meno redditizia l'agricoltura, si forma un ceto di coltivatori diretti, e a questa espansione che si stima, si passa dal 17% al 31% di proprietà. Quindi si spacca l'unità delle campagne tra braccianti piccoli proprietari e grandi proprietari. Questo avviene anche con una certa forza in Puglia. Per cui lo studio storiografico poi si è concentrato sulla rottura dentro le campagne degli interessi tra le leghe bracciantili che cercano di alzare i salari e il conflitto che invece si innesca con la piccola e media proprietà che rispetto a questa politica è contraria perché rischia di mettere sul luogo del collasso, perché non sono più in grado di avere braccianti stagionali a basso costo. Quindi imprese marginali che vivono con difficoltà la crisi del 19-21 in particolare, si troverebbero in posizione socialmente conflittuale rispetto a parte del bracciantato. Quindi si rompono detti legami personali anche nelle campagne, e questo porterebbe una parte del movimento contadino a rompersi, e poi anche parte delle leghe dei dirigenti sindacali a sposare la causa nazionalista nel momento in cui, passata la grande ondata rivoluzionaria, pseudo-rivoluzionaria del 1920, si vede che questa ondata rivoluzionaria degli scioperi ha portato pochi esiti, una parte della dirigenza sindacale abbandonerà i socialisti e cercherà appoggi invece sulla piccola media e sulla grande proprietà terriera, e quindi incominciano ad organizzarsi le leghe antisindacali guidate da ex sindacalisti. Che si propongono di costruire un sindacato unitario su base nazionale. Quindi il discorso è non più i sindacati liberi, ma i sindacati nazionali, un sindacato unico su base nazionale, seguendo le proposte dei nazionalisti italiani guidati da Corradini. Questa attrazione, verso l'idea di una corporazione unitaria dei sindacati che dovrebbero sedare la lotta di classe e trovare una soluzione consensuale al rapporto tra braccianti e datori di lavoro. Quindi non più un rapporto conflittuale, con l'idea che la lotta di classe dal 1920 non ha portato da nessuna parte. Una parte del movimento sindacale rivoluzionario incomincia a sposare la causa nazionalista e a predicare invece il compromesso di classe. Quindi proposte di una pace sociale forzata, ma anche ricerche di un nuovo consenso di massa con ambiti e strumenti nuovi di intervento che vanno ad appoggiarsi sullo Stato e che cercano quindi anche autoritariamente di mettere insieme proprietà e mercato del lavoro.
Chiudo qui queste riflessioni, diciamo, molto, molto stringate, per dire che in Puglia, poi lascio approfondire la questione a Claudia, tutti questi elementi precipitano perché in Puglia è una delle regioni più avanzate sul piano dell'organizzazione agraria, dell'organizzazione per Ciancini, del Mezzogiorno. È una delle aree in cui l'agricoltura è orientata all'export e risente molto fortemente della crisi del primo dopoguerra. Adesso chiudo qua, scusate per la lunghezza. Più organizzati, la Val Padana mi fa riferimento, ma la Puglia lo stesso,
c'era chi considerava la Puglia, alcune zone della Puglia, come l'Emilia del Sud, no? Già da prima, in risposta ai grandi scioperi agrari, c'era l'organizzazione non solo di squadre di crumiri. La Colarizzi, quando analizza il caso pugliese, dice invece la creazione dei mazzieri, no? Che andavano a punire chi si opponeva al possidente o al padrone. Quindi dopo la guerra questo fenomeno riprende e in un certo senso quindi Basso collega il fenomeno squadrista sia nelle città che nelle campagne a qualcosa che già c'era prima della prima guerra mondiale. Però ecco, per capire il salto di qualità non basta la continuità con fenomeni che erano persistenti. Uno testo che ha studiato il fenomeno squadrista cercando di darne anche una periodizzazione è questo di Frazzinelli, che effettivamente anche lui nella periodizzazione, vi faccio vedere solo la periodizzazione poi vado avanti, distingue in una prima fase la nascita del movimento fascista, dei fasci di combattimento soprattutto nelle città, ma si inserisce nel quadro di quei movimenti dell'architismo, del combattentismo, del partito, anche il partito futurista nasce, ma chi avrebbe detto che poi da quel movimento invece sarebbe derivato qualcosa di più? Le cose cominciano a cambiare dall'estate del 1920 fino al 1921, questo è veramente il momento chiave perché c'è effettivamente la contromobilitazione, la risposta alle mobilitazioni e alle lotte sociali nelle campagne. E poi la fase tra la terza e la quarta fase, molto legata anche all'abilità che ha avuto Mussolini di trovare una collocazione sul movimento nel complicato contesto politico e sociale italiano, che porta poi quindi all'esplosione di quello che era un piccolo movimento che non riesce neanche ad entrare in Parlamento nel 1919, e poi legittimato nei blocchi nazionali perché si era offerto come braccio armato della risposta alle lotte sociali, con 35 deputati nel 1921 e tutto il resto. Adesso vado avanti velocemente. Per Frazzinelli sottolinea, ecco, che bisogna leggere, questo è interessante, in maniera intrecciata, e questo l'ha appena spiegato un professor spagnolo, il successo della strategia squadrista e delle scelte che poi su quello la direzione del movimento del partito riesce a fare, insieme invece alla crisi, alla disintegrazione del fronte socialista. Perché, e questo viene sottolineato anche successivamente, dietro lo squadrismo c'è una strategia precisa che colpisce le strutture socialiste in maniera mirata, e le strutture socialiste o comunque del movimento delle leghe non sono attrezzate a rispondere, sia per motivi, spesso lo viene sottolineato, sia per motivi di carattere ideologico, per le divisioni interne, per il massimalismo prevalente, ma anche perché proprio non sono attrezzate a rispondere a una strategia coordinata e organizzata di quel tipo. Salvatore Lupo, nel suo libro sul fascismo, proprio fa il punto su questa interpretazione, poi, ecco, aiutando a sfatare un po' alcuni miti. E penso che questa periodizzazione, questa interpretazione di Salvatore Lupo poi si adatta anche molto al caso pugliese. E lui dice: per comprendere la necessità della svolta squadrista per le classi politiche municipali, altrettanto che per gli agrari, quindi sia per le città sia per gli agrari, basterà pensare a quelle
alle sconfitte pesanti subite dal fronte democratico interventista prima delle politiche del 1919 e nelle amministrative del 1920. Sembra quasi stia pensando alla fine, fa pure un riferimento. Al panico di chi, avendo vinto la guerra, si accorge che sta perdendo rovinosamente la pace, con la totale esclusione dal potere locale a vantaggio dell'antinazione socialista, anche popolare, perché c'è poi il Partito Popolare quindi posti. E chi era attrezzato in quel momento a reggere l'urto e la spinta della politica di massa nelle città per conquistare i municipi o anche a livello nazionale, quindi partecipando con il proporzionale, lo suffragio universale, i partiti di massa, i movimenti organizzati, i sindacati, altri, chi erano, chi potevano essere attrezzati? C'era un insieme di soggetti che spesso poi passavano da un ambiente all'altro, i reduci del movimento operaio, del sovversivismo repubblicano o del radicalismo, del fronte interventista, meglio dei vecchi notabili che erano stati sempre rappresentanti del potere locale o anche i deputati eletti in Parlamento, perché per capire la Puglia bisogna anche capire cos'era il blocco dei deputati che noi mandavamo lì, il blocco giolittiano, no? Quello che è stato chiamato il ministro della malattia, e le pratiche clientelari, anche le chiameremo di corruzione, che venivano messe in atto per controllare dal centro il governo locale. E chi era in grado di pubblicare un giornale, farlo leggere al popolo, presiedere un meeting, mettere su un sindacato, organizzare uno sciopero, muovere un'azione di guerriglia, muoversi, no? Senza perdere di vista la finalità propagandistica, fare della demagogia a buon mercato, presentando come perseguitati dall'autorità coloro che nella realtà sono inamichevoli rapporti con essa. È un insieme di nuovi personaggi che cavalcano questo nuovo clima culturale e politico. Questo è proprio, ho cercato di fare una foto perché era proprio sulla Puglia del libro di Salvatore Lupo. Questa tecnica, no, è stata appresa e trasportata in nuovi territori dal combattentismo essenzialmente. Tant'è che nel libro, forse lo studio più completo sul caso pugliese del dopoguerra di Simona Colarizzi, si parte proprio dall'Associazione Nazionale Combattenti, dal combattentismo in Puglia e dalle sue varie anime, quindi dal quale i fasci traggono i loro leader e nelle aree in cui lo squadrismo si irradia nel 21 e nel 22. Qui giocano un ruolo decisivo i tenenti e i capitani che tornano dalla guerra, che cercano un loro ruolo nella cosiddetta pace del dopoguerra. Caradonna, il gran capo dello squadrismo della Capitanata, viene dall'Associazione Nazionale dei Combattenti, e così via, con la Lanza, e così via. Adesso è inutile leggere tutto il testo. Comunque, nel concreto delle biografie politiche dei suoi protagonisti, il fascismo pugliese è combattentistico. E come spiega bene la Colarizzi, vedremo velocemente poi dopo se si può approfondire, avanza la parte di destra del combattentismo, si afferma il successo mentre perde la parte democratica repubblicana salvente. Un altro libro interessante che spiega la strategia che c'è dietro, per cui effettivamente non si può intendere il passaggio dal fascismo, dallo squadrismo al fascismo, se non come anche un elemento di modernizzazione, di ricerca di una risposta nuova a quel complicato dopoguerra. È questo libro sulla marcia su Roma, che documenta quanto sia servito il fascismo, un'azione di intimidazione e di occupazione delle città, dei luoghi chiave in tutta Italia, prima di arrivare con un'effettiva marcia su Roma, e anche quanto siano durate dopo le violenze. Quindi ripercorre un po' tutte le tappe, e uno degli ultimi studi è questo sempre sulla scia delle tesi di Emilio Gentile, in cui effettivamente lo squadrismo viene considerato non solo un semplice ingrediente, un strumento, un braccio armato,
ma l'essenza poi del fascismo. Su questo si potrebbe aprire un dibattito, ma non lo facciamo, però dallo squadrismo il Partito Nazionale Fascista, oltre poi a tutto ciò che ha portato a quella che noi chiamiamo la marcia su Roma, deriva l'ideologia. I fascisti si consideravano un partito diverso dagli altri perché è una milizia eletta di credenti, di guerrieri animati dalla fede e dall'unità della nazione, una cultura politica e con tutti elementi che erano quelli che abbiamo descritto di processo qua velocemente per arrivare. Ecco, nel 1922 si potrebbe dire così. Grazie anche alla pressione, al successo che ha conquista l'azione, il consenso ottenuto dall'azione degli squadristi che avevano quel tipo di cultura politica e di ideologia, il Partito Nazionale Fascista, il tentativo di Mussolini un po' di prendere il controllo dei vari fascismi provinciali, ha ormai oltre 200.000 iscritti, un esercito privato, associazioni femminili, una parte di sindacati, era la più forte organizzazione del paese, mentre gli altri partiti erano in crisi. Ora, quello che ha trasformato in pochi anni un movimento che era destinato forse non, come altri ad attraversare con una meteora il contesto italiano del Partito Nazionale Fascista e poi del regime, sono tutte le questioni che prima ha sottolineato il professor Sbarnato. Ecco, questo è il libro, faccio vedere i classici da cui partire, il dopoguerra e il fascismo in Puglia dal 1919-1926, è nella prima edizione, è denso di citazioni di documenti, telegrammi, articoli, e quindi è anche prezioso se si vuole fare un lavoro a scuola, perché è pieno di documenti pubblicati, anche nelle note, ma anche nel corso del testo stesso. Da questo testo invece Memoria Breve, Italia, il primo e secondo dopoguerra in Puglia, fatto dal curato dell'Istituto Gramsci insieme alle altre fondazioni di cui vi dirò, si possono trarre notizie e anche indicazioni su dove andare a trovare le fonti. E io da qui ho semplicemente estrapolato alcune immagini, ancora una volta, questo è l'elenco delle immagini, perché per comprendere che cos'era la Puglia rossa, pensavo alla nostra regione, bisogna partire dalle immagini di estrema povertà e di miseria delle masse cacciatrici, perché è vero che c'è stata quella trasformazione che ha sottolineato il professor Spagnolo, ma dobbiamo comunque tornare ai numeri, alle centinaia di migliaia di braccianti che in ogni caso nel primo dopoguerra in Puglia, immediatamente dopo la guerra, si riorganizzano, riprendono le attività attraverso le leghe e che hanno di fronte problemi di sopravvivenza elementare enormi. La disoccupazione è altissima, se va male un raccolto, peggio che andare di notte, e le foto anche solo delle mani di quei braccianti possono dire molto più che tanti racconti. Per capire anche un po' il contesto, ci sono delle foto anche in alcuni casi qualche decennio successivo, ma non era cambiata molto la situazione. Questa è una classe elementare e questo è un vicolo, e questa invece è una marcia verso l'occupazione delle terre, perché il primo dopoguerra si riapre la questione dei mani pubblici, c'è un decreto di Socchi che consente ai contadini di occupare per le terre incolte per un certo tot numero di anni, e come sarà poi nel secondo dopoguerra con i decreti Gullo, da un po' toglie il tappo a una serie di questioni. Altri due testi che sono due classici, la persecuzione fascista in Puglia, un po' al confino, e il testo anche di Masella sul fascismo come modernizzazione anche nel caso della Puglia stessa. Ecco, il decreto di Socchi si l'avevo. Allora, in una breve carrellata, e comunque questa sintesi, bene o male tratta in parte dal libro della Colarizzi, quella possiamo anche mettere a disposizione. Ecco, la Colarizzi parte per la Puglia dall'Associazione Nazionale Combattenti,
che ha nell'immediato dopoguerra negli organismi sia esponenti democratici come Salvemini, sia Cardona, che si esprime così. Ora definirla con la vecchia Italia, quella della gente delle imposte, del costumino borghese e dell'Italia che disonorava l'esercito. Salvemini, invece, a capo del gruppo degli unitari, è interessante anche leggere in questi. È un democratico, studioso, non l'avremmo chiamato populista, ma nel clima dell'epoca, ecco, nell'insoddisfazione, nella pressione determinata in quel contesto, si scaglia anche lui contro le oligarchie e le caste burocratiche per ridare peso alle classi produttrici. E le leghe, prima delle leghe, anche i combattenti assaltano i municipi nell'immediato dopoguerra. Tant'è che la Coralizzi dice: in alcuni casi hanno assaltato i municipi, come faranno un anno dopo, un anno e mezzo dopo, le squadre fasciste. E il problema è proprio capire che succede in quell'immediato dopoguerra, dopo la prima guerra, che è una cosa che cercherò di ricordare prima. Ovviamente c'è una grande massa di contadini che affluisce anche nell'Associazione Nazionale Combattenti, e intanto i socialisti si stanno organizzando, le leggi si stanno organizzando e dicono: ma se volete che vengano, che i vostri diritti avanzino, dovete stare con noi, non con l'Associazione Nazionale Combattenti. Nelle elezioni politiche del 1919 i combattenti formulano vari tipi di programmi e si dividono anche in diversi orientamenti. In Capitanata, dove c'è Caradonna, prevale l'opzione antisocialista, e da quest'area infatti proverranno molti di fasci donne. E che succede in queste prime elezioni? Vengono eletti 4 deputati dell'Associazione Nazionale Combattenti: Salvemini, Pavia, Guaccero, Terra di Bari, Giovanni Calone e Salvo. 4 deputati di un gruppo nuovo. Prima faceva Piazza Pulita il blocco di potere ministeriale. Eppure i combattenti non riescono, non sono un'organizzazione, né hanno un'ideologia che li unisce in grado di reggere, anzi, intanto il peso della lotta di classe, la riorganizzazione del movimento sindacale socialista si fa sentire, non erano mica scomparsi, tant'è che 5 sono i deputati socialisti che vengono eletti nel 2019 in Puglia. Vella e Barbato per la Terra di Bari, Maiolo, Luce e Metalasso per la Capitanata. Saranno 5 anche nel 1921, tra questi ci saranno Di Vittorio e Di Vanno. Coronamento di un decennio di lotte non precedenti, condotte in Puglia dalle leghe e dal Partito Socialista. Le cifre sono impressionanti. La forza del movimento dei lavoratori per la terra in Puglia già prima della prima guerra mondiale. Nel 1902 la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra in Puglia, 35 sezioni in Terra di Bari con 15.000 soci, Capitanata 13 con 10.000 iscritti. Insomma, sono numeri che rendono un po' l'idea dell'organizzazione, della forza del movimento in Puglia. Molto forti sono i sindacalisti rivoluzionari che sembrano, la Coralizzi ad altri, interpretare meglio dei massimalisti, dei socialisti. Poi invece la lotta per la terra, il bisogno i bisogni delle masse braccianti. Ma tra il 1918 e il 1920 le leghe e la Federazione Sindacale dei Lavoratori si riorganizzano con estrema rapidità. Già all'inizio del 20 al congresso provinciale a Bari sono presenti 22 leghe per 25.000 soci. Le sezioni socialiste lo stesso si riprendono assai rapidamente. Tra il 1918 e il 1921 arriviamo a 21 sezioni nella sola Bari, con 500 iscritti, 21 nella provincia con 21.000 aderenti, escluse le leghe contadine. La Camera Sindacale della
lavoro di Bari, sindacalista rivoluzionario che viene Vittorio, conta nel 1920 oltre 10.000 iscritti nella provincia e importanti leghe come quella di Minervino e Angolo. La sola Camera Sindacale del Lavoro di Cerignola conta 12.000 iscritti. Insomma, per capire appunto, la pressione delle masse, l'età della lotta, no, le masse scendono in piazza, forse i numeri contano. Queste migliaia di iscritti sono di fronte a una crisi economica e sociale spaventosa nel primo dopoguerra. E le rivendicazioni fatte già prima della guerra sono quelle: l'ora, l'aumento dei salari, la fine delle contrattazioni individuali, il riconoscimento degli uffici di collocamento, come avveniva nel centro-nord. Ovviamente la reazione sia dei piccoli e medi proprietari sia dei grandi, dei possidenti, alla ripresa delle lotte nel dopoguerra è durissima. Forse non l'ho detto prima, forse veniva dopo nelle slide, qualcuno durante la guerra aveva anche detto ai contadini che avrebbero avuto la terra, tornati. E quindi si moltiplicano lavori abusivi, invasioni delle terre, demaniali, l'occupazione delle terre incolte, cominciano le lotte agrarie e si intensificano. Quando c'è il primo dicembre del 1919 lo sciopero generale ad Andria, per due giorni gli scioperanti diventano padroni del paese e ci sono sempre scontri con la forza pubblica, anche solo per ripristinare l'ordine. Arrivano due deputati socialisti e li convincono in questo caso a desistere. È interessante citare alcuni fatti che comprendi prima dell'epoca. Si sollevano interi paesi, i miei provengono da San Severo, mi hanno sempre raccontato che anche quando erano bambini, nel secondo dopoguerra, ma doveva essere così prima, avevano visto i braccianti che correvano sulla carta del lavoro, le schioppettate, le pistole. Si sollevano interi paesi con scioperi simultanei anche in diversi comuni della provincia, no? E le forze dell'ordine come rispondono? Ci sono difficoltà anche a organizzare risposte, mentre i possidenti premono, perché un gruppo di contadini arriva sulla tua terra, si installa, lavora, tu non li hai chiamati, alla fine giornata arriva da te e ti chiede di pagare la giornata, oppure occupando le terre, insomma. Anche le commissioni governative, quelle che studiano quello che sta succedendo, fanno delle relazioni che sono queste, questo è uno dei tanti documenti del testo della Polarizzi. I contadini vogliono i terreni per la produzione diretta. Tutti i partiti all'atto delle elezioni politiche hanno promesso la terra ai contadini e questi intendono che le promesse siano mantenute. La lotta, questa è una relazione, cioè una commissione governativa, la lotta è di classe tra il proletariato e il contadino. Il secondo, in mancanza di disposizioni legislative ancora non adottate, ha cercato di spogliare il primo, anzitutto coi salassi dei lavori arbitrari e forse in seguito, se non si provvede, con l'occupazione arbitraria dei fondi. Cioè arrivano tante sollecitazioni dai prefetti, dalle commissioni, al governo, a dire insomma fate qualcosa. E noi intanto siamo in difficoltà a rispondere, ma qui la situazione è grave, è seria. Qui all'inizio si risponde non solo della forza pubblica, no? Ci sono parecchie denunce in Parlamento dei deputati socialisti, nel 1920 si apre con una serie di lotte molto violente e già dai primi mesi del 1920, questo sta nel cuore della periodizzazione di Salvatore Lupo, dato che è difficile che anche le forze pubbliche riescano a rispondere, nonostante ci scappino comunque i morti già dall'inizio, cominciano a pensare i possidenti di organizzare una reazione. E quindi, complice anche il cattivo raccolto del 20, già nella primavera del 20 risorgono o nascono associazioni tra gli agrari, chiamate nel mondo fasci d'ordine. Nel dicembre del 19 il fascio
fascio di rinnovamento cittadino di Cerignola, tra Pile e Giulio, fasci di difesa sociale di resistenza, blocchi d'ordine e associazioni agrarie. Nascono a Maggiori centri rurali pugliesi. Quindi il conflitto si radicalizza e cominciano anche le rappresaglie. Il settimanale, il giornale Puglia Rossa delle Leghe commenta così: la borghesia templiera, specie della nostra provincia, si va svegliando. E come tutti quelli che si svegliano dopo una notte di bagoglio e di ussuria, ha la bocca amara e l'animo disposto ai più infami desideri. No? A quella lì si dice, usando una categoria che poi verrà recuperata in seguito, il clima è proprio quello della guerra civile. Il culmine di questa prima ondata di rappresaglie è la strage dei contadini il 30 giugno a Gioia del Colle. Io l'ho fotografata anche questa volta la pagina, è impressionante il racconto di questa strage. Cioè, il momento culminante è quello di Gioia del Colle, il 30 giugno 1920. 40 imprenditori iscritti all'Associazione Agraria di Gioia, esasperati dalle continue invasioni dei lavori abusivi attuati quotidianamente nelle loro proprietà dai contadini del paese, decidono di farla finita una volta per tutte e di regolare i conti con gli invasori. Asserragliati in una miseria trasformata, secondo l'espressione usata dal comunista, in una roccaforte, aprono il fuoco simultaneamente contro un centinaio di contadini non ingaggiati che si avvicinavano per chiedere il pagamento della giornata. Usciti dalla fattoria, montati a cavallo, sparano e inseguono per la campagna i braccianti terrorizzati, provocando una vera strage. 6 contadini muoiono, più di 50 rimangono feriti e i superstiti riescono a stento a raggiungere il paese, dove la notizia suscita una tale indignazione che l'intera popolazione scende per le strade, si arma freneticamente, senza che i carabinieri riescano in qualche modo a impedirlo, comincia a battere la campagna per vendicare i propri morti. 2 proprietari assaliti nelle loro abitazioni sono uccisi, altri 3 feriti, ma i veri responsabili non vengono trovati. E via dicendo. Però il racconto è impressionante. A questo si somma, attenzione alle campagne, anche i muti per il carovita nelle città. E questa frase è rappresentativa quest'altro pezzo, no, delle tensioni sociali, è di Gaetano Salvemini, ma scrive sull'Unità. E allora come volete che questa popolazione che non consuma zucchero, che non riceve riso, che non mangia carne, che non ha latte, che consuma soltanto pane, come volete che possa vivere con 330 grammi di pane al giorno, che è la quota assicurata, anche rispetto alle popolazioni del centro-nord che avevano altre fonti. Quindi da questo momento in poi siamo già nell'estate del 20, in autunno ci sono le elezioni amministrative, ma il contesto è quello già che abbiamo descritto. Un po' prima delle elezioni amministrative nascono anche in Puglia i fasci di combattimento, ma c'erano già le guardie armate al servizio dei proprietari. Il fronte socialista, frazione comunista, la chiama la Polanizzi, quella che poi aderirà al partito comunista. Il fronte socialista è comunque diviso tra maggioranza massimalista, quelli più vicini ai sindacalisti rivoluzionari, e il paradosso sottolineato varie volte è proprio questo, che anche nel caso delle Leghe e del Partito Socialista i contenuti politici sono quelli: intanto andiamo, facciamo, c'è tanta forza, siamo in tanti, occupiamo, gli obiettivi sono altissimi, però se c'è lo scontro a fuoco o se la situazione rischia di sfuggire di mano, allora dice la Moralizzi, allora poi i socialisti intervengono a calmare, a riportare la situazione. Quindi c'è un divario enorme tra l'obiettivo massimo e poi invece lo scontro effettivo e l'incapacità di fermare con conquiste concrete, di migliorare concretamente condizioni che sono
vicinissime. Ecco, arriviamo alle elezioni amministrative dell'autunno del 1920 e qui succede quello che aveva detto Salvatore Lupo. Ci si rende conto che anche se la guerra è stata vinta, si rischia di perdere la pace, di perdere il controllo dei comuni, e la reazione comune sia dei vecchi ceti che da sempre erano stati punti di riferimento delle varie consorterie locali, sia della borghesia pugliese, sia dei possidenti. La reazione quindi non si ferma. Da quando c'è questa affermazione, vengono anche presi, conquistati i comuni socialisti, come avviene in Emilia, magari arrivano e mettono anche la bandiera rossa sul comune, sembra un momento di arrivo, ma invece è un momento del declino, perché da questo momento in poi, in maniera strategica, uno dopo l'altro, i comuni vengono. Quindi la comparsa dei fasci di combattimento cambia il quadro delle lotte in corso. Vado rapidamente perché sui fasci di combattimento in Puglia, sottolinea la Colarizzi, come in Emilia, sono e diventano strumento diretto della reazione dei proprietari contro la massa bracciantile socialista. E alcuni dati. All'inizio sono poca cosa, anche il fascio di Bari, Michele Costantino, pochi iscritti. La forza in Puglia viene soprattutto dalle campagne. In provincia di Foggia, 7 in totale, di cui 3 dipendono dall'Associazione Nazionale Combattenti, sono i primi fasci, e 4 hanno rapporti col Comitato Centrale Milanese. Caradonna svolge una funzione importante. In terra di Bari cominciano le prime sezioni, tra la fine 20 e la 21, nuove sezioni, 4 legate al fascio di Milano, le altre 5 mantengono rapporti solo con la direzione del fascio milanese. Alla fine del 1920 si può dire, dopo le elezioni amministrative, che le cose cominciano veramente a cambiare. Ecco, questo è un pezzo scritto da Leonetti sull'Ordine Nuovo del 27 febbraio 1921, in cui, come si dà l'inizio, gli ordinovisti seguono con molta attenzione quello che avviene in Puglia, e sarà un elemento anche di riflessione. E questo però gli propone una tesi molto forte, no? Dice che cosa sono e che cos'erano i mazzieri, che ci sono sempre stati da noi. Alla fine conclude così: la guerra ha portato la moda del fascismo, ha esteso all'Italia un fenomeno che era nostro, era meridionale, era quello dei mazzieri. I mazzieri da pugliesi meridionali sono diventati, dopo la guerra, pan italiani. L'ho lasciata questa citazione perché in un rapporto di un prefetto, a un certo punto, perché poi la storia è fatta anche di miti, di simboli, invece si considerano i fascisti sono pan italiani, i mazzieri sono pan italiani, non di quella nazione. Le leghe, nel rapporto di questo prefetto, non so se riuscivo a leggere, e i braccianti diventano i figli dei vecchi briganti. C'è questa opposizione tra chi è con la nazione, chi è contro la nazione, che torna e va fatta pesare anche su. E in ogni caso, ecco, i fascisti non sono solo nazisti, questo lo sottolinea anche abbondantemente la Colarizzi. Perché la Colarizzi? Perché la differenza la fa il consenso che circonda le azioni delle squadre, quindi sono nazisti con la Foggia moderna, che sono guidati da giovani borghesi di centri agricoli o da giovani ex ufficiali o dai city men delle città, quelli sbandati, e la differenza la fa l'organizzazione, la strategia e il coordinamento, perché l'offensiva fascista sviluppata in varie ondate è coordinata.
reazione del movimento socialista e delle leghe in alcuni casi è pronta. E per cui la guerra si dice effettivamente qui i contadini capiscono subito che l'aria sta cambiando e rispondono anche contro le rappresaglie, proprio perché non c'è la direzione politica, non c'è lo sbocco. L'offensiva è sempre la stessa, in ogni centro agricolo ci sono assalti alle sedi delle organizzazioni proletarie come preludio per far crollare le amministrazioni comunali conquistate dai socialisti. Lo fanno città per città, richiamando le varie squadre e facendole convergere nello stesso luogo. Quindi anche se erano di meno rispetto ai braccianti organizzati dalle leghe, però muovendosi rapidamente, concentrandosi, riescono comunque a ottenere i risultati. E questo è un telegramma. Una strategia di guerra. Una strategia di guerriglia, sì. La guerra del movimento della prima guerra mondiale. Questo è un telegramma al Ministero dell'Interno. Bertola che fasci non disarmeranno finché permanga l'amministrazione comune delinquenza socialista. Le autorità non provvedano energicamente alla pressione del brigantaggio. Le autorità avevano, la forza dell'ordine avevano reagito sin dall'inizio, ma non ce la facevano. Adesso le squadre sono importanti, danno sostegno in alcuni casi, ecco, la delinquenza è diventata quella socialista. Ci sono varie tappe descritte bene nel libro della Polarizzi, la sconfitta parte dalla capitanata, dove scrive nel 20 e 21 la svolta è lì. Anche se, e questo per chi di Bari fa particolarmente piacere, gli ultimi accademici sono Andria e la città di Bari, ma perché a Bari c'è una situazione particolare. Nelle elezioni del maggio 1921, nonostante l'elezione di 5 deputati socialisti, tra cui Divagno e Vittorio, al posto di Megalasso e Barbato, però vince il blocco nazionale. Ovunque, e dice la polarizza all'interno del blocco nazionale, quelli più vicini e quelli che danno più consenso all'azione fascista. Quindi le tappe della sconfitta del movimento socialista seguono una dopo l'altra, quindi c'è dopo la prima offensiva contro le amministrazioni comunali di febbraio e marzo, c'è la campagna elettorale per le politiche in cui si ripetono violenze e quelle tattiche di cui abbiamo parlato prima, e poi tra maggio e dicembre, una breve parentesi, c'è una seconda ondata di azioni, diciamo così, che prova la caduta di quasi tutte le amministrazioni socialiste pugliesi. Anche le squadre, i fasci in Puglia non aderiscono a quel famoso patto di pacificazione, perché un breve periodo solo in gioco tatticamente questo patto di pacificazione nazionale tra fascisti e socialisti, ma anche qui nessuno ci ha creduto e l'hanno contestato anche apertamente. A Cerignola non si riesce neanche ad andare a votare, perché la città viene praticamente occupata militarmente. Erano talmente tali le violenze che su oltre 10.000 iscritti alle liste elettorali si recano a voto solo 3.000 elettori e il Partito Socialista raccoglie appena 133 voti. Questi numeri vengono paragonati a quei numeri su Cerignola, come ho detto prima, vi rendete conto di che effetto e come sia stata efficace questa strategia di intimidazione. E quindi il 25 settembre 1921, così arriviamo al motivo che ci ospita, per cui siamo ospitati qui, c'è l'imboscata a Bona di Bari al deputato Divagno, il gigante buono. Già aveva subito un'aggressione a maggio e però anche la reazione in campo socialista pure c'è uno sciopero generale interno di
Bari è in realtà già di ripieno. Quindi 15.000 intervenuti ai funerali di Bari in tutta la regione sfilano con calma e autocontrollo, e, ma cioè, il commento amaro anche della Colarizzi che ormai i giochi erano fatti. C'era stata ormai una completa disgregazione nel fronte proletario, l'ultima carriera è Andrea, e anche se qui, anche in Puglia, si tenta la risposta armata, quella degli arditi del popolo, quella frazione che si separa dagli arditi e non messo il simbolo, forse il fatto più importante, ecco, e su questo chiudiamo, è proprio i fatti di Bari, in cui l'Alleanza per il Lavoro, che si è stato un tentativo di riunificare tutte le forze socialiste e sindacali, anche l'unione sindacale a livello nazionale, una proposta partita dal sindacato dei ferrovieri, ha eletto uno sciopero nazionale nell'estate del 22, a Bari viene celebrato questo sciopero, è stato l'ultimo momento unitario delle forze così socialiste in tutta Italia. E Bari Vecchio resiste agli attacchi dei fascisti, al tentativo di entrare a Bari Vecchia, è stato raccontato anche nella fiction poi sul vittorio questo episodio, ma ecco, anche se non riescono ad entrare le scuole fasciste, sarà poi il prefetto a farsi dare chiave alla Camera del Lavoro e a chiudere la Camera del Lavoro. Qualche tempo dopo verranno arrestati anche i dirigenti locali del Comitato Barese dell'Alleanza del Lavoro, tra cui ci sono anche dalle fonti risulta che il primo l'impiede a sinistra è un anarchico sindacalista, come il terzo, un altro e il secondo, quello sul fianco è il capo degli arditi del popolo della città, si dice che lo capo di tutti. Al centro Rita Mariotti, maestra elementare di questo argomento, no? Che è comunista, alla sua destra Piero Delfino Pesce, pubblicano presidente dell'Alleanza, tutti gli altri sono chi socialista, chi comunista, chi repubblicano, chi legionario o ufficiale ex Fiumano. La seconda ondata, l'ultima, sono già nel 22, le squadre fasciste regolano i conti anche con quelle sezioni del Partito Popolare che in Puglia avevano fatto la voce grossa. Siccome adesso è tardissimo, ecco, vi faccio vedere solo poche pubblicazioni recenti, uno interessante per ricostruire quello che succede dopo la caduta del movimento sindacale socialista, quello che transita attraverso i sindacati fascisti, e due pubblicazioni, queste sono due studi che abbiamo anche, no? Racconto di alcune delle biografie dei resistenti, tra virgolette, così li ha chiamati Massimiliano Di Siano, che collabora con l'Ipsafic. Ma c'è tanto, ci sono tante memorie, tante ricostruzioni storiche legate ai territori. Vi faccio vedere forse il punto da cui partire. Intanto il sito dell'Istituto Pugliese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea, trovate tanto lì, poi ci saranno anche occasioni cui descriveranno i documenti, tanto su cui poter lavorare, anche se adesso si è spostato, sarebbe bello anche portare anche i ragazzi lì, cioè, a vedere i documenti. Ovviamente gli archivi e i documenti contenuti si possono esplorare nella sezione di Magno. La Fondazione Gramsci adesso ha una pagina Facebook, ma nel giro di due mesi avrà anche un sito dove poter consultare, per esempio stiamo facendo digitalizzare le prime pagine di settimanali del periodo degli anni 20 e degli anni 30, dei settimanali e dei periodici locali, sono interessanti per ricostruire
quindi abbiamo fatto ormai tardissimo, io mi fermo qui, però penso che alcune indicazioni utili, non so se ci sono altre richieste che abbiamo. Ringrazio il professor Spagnolo, dottoressa Villani, e chiedo a voi se avete domande, se riflessioni da fare, chiedere degli approfondimenti. Ringrazio ancora i nostri relatori perché ci hanno proposto solo due relazioni, insomma, di grande alto livello, non soltanto storico, storiografico, ma anche interpretativo, che vi rimando insomma al prossimo appuntamento del workshop didattico che si terrà il 15 gennaio. Grazie, arrivederci, buone feste a tutti.